Fra tutte le tecniche pittoriche, l'affresco è quella che meglio si lascia decifrare. E questo perché nel momento in cui si dipingeva, l'intonaco era appunto fresco. Dunque, su una superficie estremamente sensibile che si comportava come una specie di scatola nera, potendo registrare tutta la gestualità che accompagnava l'esecuzione di un affresco. Quindi, oltre alle vere e proprie stesure pittoriche, l'intonaco ancora morbido era in grado di fermare per sempre anche tutta una serie di informazioni tangibili che appartenevano al vissuto quotidiano dei grandi del passato. Sono delle testimonianze che nella maggior parte dei casi sfuggono all'osservazione durante le normali visite ai musei, soprattutto a causa dell'altezza alla quale sono collocati i vasti cicli di pittura murale. Immaginiamoci allora di salire insieme sui ponteggi per fare degli incontri molto ravvicinati. Ed il primo elemento che va considerato è proprio il ponteggio. I ponteggi di un tempo non devono essere immaginati comodi, sicuri, ma luoghi estremamente pericolosi che al giorno d'oggi sarebbero classificati come non a norma. Era sufficiente un semplice giramento di testa per far accadere l'irreparabile, come si può dedurre dai numerosi ex voto esposti nelle chiese e nei santuari, offerti proprio da coloro che erano scampati a delle morti bianche del passato. In questo intreccio di pali e tavole di legno tenuti insieme da grosse corde, la precarietà dell'equilibrio era all'ordine del giorno, come si può percepire dall'impronta lasciata da qualcuno che, inciampando, fu costretto a poggiare istintivamente le mani sull'intonaco appena dipinto. Dovevano essere luoghi affollati di maestranze, ingombri di quei materiali necessari per dipingere con una tecnica molto articolata e complessa, non certo paragonabile alla pittura da cavalletto che si praticava stando comodamente seduti in un accogliente atelier. Ed ecco allora che nella concitazione dell'attività poteva anche accadere il più classico degli incidenti da cantiere. È quello che deve essere accaduto addirittura al grande Raffaello nelle stanze vaticane, quando un vasetto di colore rosso, caduto accidentalmente, gli rovinò il lavoro appena terminato, rimanendo per sempre impresso sull'intonaco ancora umido. E in questa occasione Raffaello fu praticamente costretto a restaurare se stesso. A questi casi di operatività convulsa di un cantiere del passato vanno ad aggiungersi anche altre curiosità ben più nascoste. Una per tutte è il ritrovamento di alcuni fagioli, sempre nelle stanze di Raffaello, che finirono accidentalmente nell'impasto dell'intonaco, probabilmente durante una pausa pranzo dell'epoca. Come abbiamo visto, sono soltanto alcune delle testimonianze di vita vissuta che svincolano in qualche modo questi luoghi da quell'aura di sacralità artistica e che li riconducono ad una realtà che scorre parallela alla storia ufficiale dell'arte e che potrebbe definirsi come la storia quotidiana dell'arte.